lo ricordo, in Reggae sono tanti, come ti ho detto, tra quelli sono tutti importanti, citerei la disciplina, la costanza, la generosità, la complicità con il compagno, l'aiuto che tu devi sempre dare al compagno e riceverlo, e lo sport è uno sport di squadra, collettivo, la collettività che c'è in questo sport, questo sport non puoi mai andare indietro, devi sempre andare avanti, sempre con l'aiuto di un compagno, non puoi mai giocare da solo. Lo sport non è mai diventato una professione per me, ok? Non è mai stato un lavoro per me, lo sport è stato sempre una passione per me. Che poi il rugby sia diventato professionista, paga sui giocatori, è stato per me una conseguenza, non l'ho mai preso come un lavoro, è stato sempre una passione, ho applicato sempre gli stessi valori, gli stessi principi, la costanza, la disciplina, la voglia di andare avanti, la voglia di superarmi sempre insieme alla squadra. Poi, giustamente, chi lo fa, chi si dedica 4, 5 ore al giorno, 6 ore al giorno, giusto che sia pagato, giocano grandi eventi, grandi partite con tantissima gente, questo è giusto anche, ma io consiglio sempre lo sport, bisogna non prenderlo come una professione, è una passione, poi hai la fortuna che ti pagano per fare tutte le tue passioni. Questa la so solo all'indietro. Indietro. Indietro. 7. 5. 5. 90. No, come calcio. 80. Infatti sono due tempi da 40 minuti più un intervallo da 10. Mi piacerebbe che fosse l'Italia, ma non credo. Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda. Casa. Non è la prima? Chi non vince niente? Io di legno è la squadra che non riesce a vincere nessuna partita nel Six Nations. Sì, ma io devo dire che giocavo comunque a cose abbastanza fisiche, un po' da maschiacci, calcio, macchinine, quindi sì, penso che nel rugby mi ci sarei trovata bene. Io ho praticato ginnastica artistica, pallavolo, tennis. Ma da piccola con esiti fallimentari, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza moderna e nuoto. Non tanto, devo dire che ho appeso le scarpette al chiodo già da tempo. Oggi sono più sportiva, nel senso che lo scelgo e quindi lo faccio volentieri e pratico il nuoto. Super. Il drago, la giraffa, consiglio vivamente questo, è veramente, è uno, ed è, tu vedi come sta crescendo in Italia questo sport, come ha preso, pur non avendo risultati bellissimi, le famiglie, i giovani si avvicinano sempre di più.